Sarema, Sarema. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dilla Stellina Special Edition. Siamo a Sanremo, come vedete alle mie spalle il Teatro Ariston, gli ingressi con i Metal Detector, Davide fai vedere, questo è l'ingresso principale che permette, diciamo, di accedere al green carpet famosissimo e poi di entrare all'interno del teatro. Siamo in pieno centro, vi ricordo i nostri appuntamenti: lunedì, martedì, giovedì e sabato 19:30, canale 16 Super J, la mail di La Stellina @superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. Vi ricordo che è una special edition, siamo a Sanremo, andiamo a sentire chi vincerà questo festival. Ormai siamo pronti per la terza serata, questa sera si esibiranno tutte e 28 gli artisti in gara. Vediamo cosa ne pensa la gente, perché ci sono state tante polemiche, tanti sì ma anche tantissimi no, su esibizioni e canzoni che sono piaciute e che non sono piaciute. Andiamo un po' a sentire. Signore, ci rivediamo, voi state sempre in giro, certo, state vivendo proprio questa settimana alla grande, no? Dopo aver sentito tutti e 28 i brani, quindi chi vincerà questo festival? Il trio che ha cantato ieri sera. Mi piacciono Morandi, Albano e Ranieri, magari un mega concerto. È stato bellissimo, ma sicuramente che lo faranno. Lo faranno. Ma in Italia o all'estero? In Italia, in Italia. Ehi signora, qual è la canzone che l'ha emozionata di più? Modà, sì, in Modà, anche se non sono piazzati bene, perché noi ieri sera eravamo dentro, quindi li abbiamo... Ah, proprio voi? Sì, complimenti, sì, complimenti. Sì, sì. E com'è lo spettacolo all'interno? È stato coinvolgente. Abbiamo ballato, cantato, sembrava un concerto, non il Festival di Sanremo. Bello veramente. Black Eyed Peas, super. Sì, sì, abbiamo ballato di continuo. Sì. Bella, bella. Anche io che avevo problemi al ginocchio, anche ballavo. A volte ci si lascia trasportare, appunto, assolutamente. È stato ieri sera più bello della prima molto serata, sicuramente. Va bene, signora, forse ci rincontreremo. Sì, sicuramente. Buona passeggiata, grazie. Sei di Sanremo? No, sono di Avellino. Di Avellino, quindi da Avellino a Sanremo. Da Avellino a Sanremo. È la prima volta che vieni? No, no, ho mia figlia qua vicino che abita e lavora qua. Ah, quindi perciò sono... sei un affezionato. Sì, vieni sì. Spesso? Sì, ogni tanto. Però al festival è la prima volta. Ah, stai seguendo il festival, le canzoni, certo, le ascoltate? Tutte. Qual è quella che ti ha emozionato di più? Beh, quella di Marco Mengoni. Marco Mengoni. Poi quella di Cosa Cose. E poi anche quella di... ma non mi viene il nome. Chi è? Mr. Rain. Quello mi è piaciuto anche, piaciuto, sì. Mr. Rain con i peccato bambini. Che ora è sceso di... di posizione. Nella classifica, è vero. Eh sì, perché sì. Mr. Rain, ricordiamolo, mi sembra che è 19esimo, vero Davide? Non lo so, 16. Però anche i giovani mi sono piaciuti molto. Si è piaciuto anche Olli molto. Olli, molto. Olli è bene. Va bene. Una domanda. Non so se ha seguito Fedez ieri dalla nave. Poco, comunque poco, sì, l'ho visto. Che ne pensa di questo, diciamo? Ma. È sempre un po' critico. Non lo so, non l'ho seguito bene perché ero stanca e quindi... Quindi non le chiede neanche il monologo di Angelo Duro, non l'ha sentito, quella no. Alla fine. No, mi spiace. Va bene, signora. Buona ci giornata, Avellino, grazie. Che grazie. Grazie, buona giornata. Buon Sanremo. Come avrete capito, stiamo tracciando il polso, ma molti, da quello che possiamo capire, non sono arrivati alla fine di Sanremo. Hanno seguito, ma il monologo di Angelo Duro, che è stato un po' ucciso, è proprio lo che dice, che una frega di parolacce, quella si denomina, come se tanti non la conoscono, è una stand-up comica, che è una comicità
molto cruda, molto schietta, piena di vocaboli, diciamo, importanti e parolacce, si può parlare del sesso liberamente, di tutti gli argomenti che sono un po' tabù. Quindi Angelo Duro, comico di fama nazionale, come hanno scritto in numerosi blog, non è che sia piaciuto così tanto, perché poi è rimasto in mutande, quindi Dine libera. Sei un fan di Albano? Sì, sì, sono anche paesano quasi di Albano, sì. Quindi per quello, vedi, tenuta Carrisi. L'ho letto. Forse. Chi vincerà secondo lei questo festival? Sta seguendo oppure? Beh, no, qualcosa sto seguendo, però è arrivato fino a una certa ora, perché noi altri. Ma si può tardi, sto festival dovrebbe cominciare alle 18. È un po' prima, ma il fatto che iniziano abbastanza presto, confronto agli altri programmi, è abbastanza. Però purtroppo lo spettacolo è spettacolo, quindi bisogna dare a tutti la possibilità di guardare, sia che giovani che anziani, vecchi, quello e quell'altro. Comunque Mengoni, per me potrebbe vincere Mengoni oppure i cugini di campagna. Io pensavo molto peggio, dico la verità. Hanno una certa età, però noi altri di una certa età fa piacere sentire tipo Albano, Massimo Ranieri, Gianni Morà. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me, ora lo so. Grazie! Grazie! Bellissimo, grazie e buon Sanremo! Vedete, non si sale, è un performer! Renatas, che ne pensi? Ricordiamo che noi a Atene abbiamo Renatas Soligovas, che è il campione italiano, ma questo non lo so chi è. Andiamo a chiedere chi sarà. Poi gli chiediamo se conosce Renatas. Andiamo a chiedere. Diego. Diego, ti possiamo chiedere se conosci il nostro paesano Renatas Soligovas? Renatas Soligovas, certo, sì, siamo amici con Renatas. Noi siamo molto amici, questa è la TV, diciamo, dove abita lui, quindi ti abbiamo visto, abbiamo pensato di salutarti, quindi fai un saluto a Renatas. E beh, anche io sono del Lazio, quindi siamo in trasferta qui e un saluto a tutti e mi raccomando, sempre sulle due ruote. Grande! Sei un rapper? Siamo un rapper, sì. Stasera tra l'altro facciamo l'evento al Living Garden dalle 6 alle 9. Facciamo un evento di un ragazzo di Sanremo, della zona. Io farò solo una traccia perché è la sua serata. Poi noi faremo l'evento più grande il 30 marzo al Tatanka. E tra l'altro sta uscendo il mio album, è già uscito il primo inedito dell'album con il video su YouTube. Si chiama Mala Madre. E io mi chiamo Clodi, scritto KLODJ. Una rivoluzione come Mala Madre, faccio una rivoluzione come Mala Madre. Una rivoluzione come Mala Madre, faccio una rivoluzione come Mala Madre. C'era Sanremo, stai seguendo oppure il lavoro? Allora, visto che con la Pesci sono già prima in classifica. Secondi? Sono già passati secondi? Prima, ieri prima erano. Prima è Mengoni. Ah, Mengoni. Secondo me quest'anno. La seconda serata, però in quella generale. Quest'anno è una bella sfida perché sono tanti artisti nuovi e poi soprattutto molti rapper che negli anni precedenti non sono stati. Stanno facendo bene, si stanno distinguendo. E io apprezzo tantissimo questa cosa perché essendo rapper anche io, per me è un sogno che sta avverando vedere Sanremo trasformata quasi nel festival rap. 73esima edizione, è una figata, veramente. Va bene, amico mio, buon lavoro. Grazie mille ancora. Buon Sanremo. Giuseppe, ciao. Detto Stellina, seguitelo ragazzi, è un grande. Antonello, buongiorno. Tutto bene. Ti aspettavo, vi aspettavo un po' tutti. Anche tu qui al Festival di Sanremo a salutare tanti vecchi amici. Assolutamente sì, non potevo mancare anche perché l'ho promessa a Fiorello. Sì. Quindi sono stato l'altra settimana da Rosario.
e io ho detto, anzi lui mi ha invitato a venire qua proprio perché dovevo dirla ad Amadeus e sei stato il primo a saperlo. C'è anche il tuo pupillo ultimo, che tu hai un'amicizia, diciamo, ramificata a Roma. Sì, ma stanotte praticamente cantava un brano di Rocco Hunt, vabbè, diciamo del grande Vasco, dai. Non ti è piaciuta? No, stava dormendo. No, sull'Ariston, dal letto. Come ti sembra Sanremo? Tanta gente, tanti operatori del settore, tanti musicisti. Beh, è il tempio della musica, penso che lo sappiamo tutti, quindi in questi giorni naturalmente c'è un affollamento maggiore, ma c'è anche una rinascita di un paese che chiaramente insomma stava in ginocchio. E mi dispiace per la Turchia, vorrei dire spezzare un saluto, una lancia a favore di tutti questi ragazzi che stanno morendo lì, gente purtroppo che non si aspettava una cosa del genere, ma questa è un'altra cosa, purtroppo la vita è anche questa. È prevista qualche ospitata segreta in quel del palco dell'Ariston? Può essere, adesso non sveliamo ancora, sono ancora i primi giorni. Facciamo la cartina. Va bene, Antonello, è stato un piacere. È un piacere per me essere intervistato da te, che sei un pezzo da 90. Grazie a te. Grazie. Detto, perché c'è l'Oscar? È un Oscar e un premio che dobbiamo conferire a Lazza, lo stiamo cercando da ieri per tutta Sanremo, quindi lo dobbiamo trovare per dargli questo premio. Tu sei sicuro che lo troverai? Io sono sicuro che lo troverò. Sei fiduciosissimo? Sono fiducioso, bisogna essere fiduciosi, no? Nel tempo di festival. Tu sei un cantante? No, io sono inviato per Radio Roma e reti televisive di Gold TV di Roma. Fai un saluto agli amici abruzzesi? Facciamo un saluto agli amici abruzzesi, anche io ho condotto molti eventi in Abruzzo, nella Valle Roveto, non so voi da dove venite, faccio un saluto a tutti gli amici abruzzesi. E come direbbe Mike, allegria! Grande Mike, ti rivediamo qui a Sanremo. Non parla più Mike. Mike, ci sei? Allegria! Mike, non rilascio interviste. Siamo con Cristian Monaco, Tore TV. Com'è stata questa prima serata di Sanremo? Ho visto che sui social, non per parlare di lui, ma ti sei lamentato anche tu. No. Senza fare il nome. No. Di Blanco. No, allora, diciamo che è stata una serata movimentata, bella, televisivamente bellissima, è andata benissimo. Siamo stati un po' alto passo, è stata una serata sulle montagne russe, abbiamo detto, no? Siamo andati dal Presidente della Repubblica, a Blanco che ha spaccato tutto, a Benigni, al monologo della Ferragni, è stato veramente una Macedonia, ecco. Secondo te è stata troppo spezzettata la kermesse? No, questo è Sanremo, ci sono tanti sapori diversi, si mescolano cose, però non è spezzettata, anzi l'ho trovata godibile anche dal punto di vista televisivo. Amadeus era emozionato, distratto, ha sbagliato tanti nomi. No, ci sta. Amadeus non si discute, si ama. Amadeus è veramente... il numero uno, si è dimostrato anche ieri perfetto padrone di casa, ha gestito con classe le situazioni più complicate come quella di Blanco, per cui è una garanzia. Ti faccio, qual è la canzone che ti è piaciuta di più? Guarda, ce ne sono state cinque. Mengoni soprattutto, perché veramente dal punto di vista musica, interpretazione e testo, bellissimi. Non ha sbagliato niente. No, poi mi è piaciuta Mr. Rain. Sì. Molto bella, I Cugini di Campagna anche secondo me era una bella canzone, e poi mi è piaciuta molto la canzone di Ultimo, anche non male, e insomma direi che sono i Coma Cose, ecco queste cinque, dai. Sentite la canzone di Mengoni, ragazzi, è bellissima. Come le è sembrata questa prima serata? E chi l'ha vista? Non l'ho vista, io lavoro tutto il giorno. Per quello che ho potuto sentire. Non ho sentito niente, il bello. Niente. Lo sa che Blanca ha distrutto tutto? Sì, ho visto. Non l'hai visto? L'ho visto sul mio giornale, Riviera 24. Allora facci un saluto da Riviera 24 agli amici abruzzesi. Da Riviera 24 agli amici abruzzesi, da Sanremo, ciao! No, ma facciamo da Bisinde. L'amico di Bisendi, da Bisinde, è venuto a Sanremo. No, telecamera, no. Telecamera, sì.
chi vincerà questo festival? Marco Mengoni. Sicuro? 100%. Già si dice? 100%. Ma tu abiti qua in zona? No, 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 c'ho i parenti qua. C'ho i parenti, è venuto a Bisinde, ti lanciate e rivi. Esatto. Quindi Mengoni si dice? Già scritto? Già sta scritto. I bookmakers lo danno a 3,50. La carta fatta. 3,50 sì. È buona. È buona? Io ce l'ho giocato. 100 euro, 350 euro. Ma quando il site? Hai portato un po' di vino mondonico? No? Vino mondonico, due arrosticini, salsicce, ventricina. Tutto. Ho fatto una bella fatica. No, no, l'altra manca. Grande stellina. Chi vincerà questo festival? Si dice Mengoni, Mengoni. Si dice, però secondo me ultimo se la vedono. Filo da torcia. Filo da torcia grande proprio. Questi ragazzacci, Lanza, Rosa. Non c'hanno nessuna speranza, secondo me. Secondo me no. Si sa. Non sei menù. Non sei menù. Grande. Vabbè ragazzi, buon Sanremo. Grazie. Saluto a voi, buona serata. Buona serata. Ciao. E allora tu dillo, stellino.